Benvenuti, bentrovati a tutti. E siamo al secondo appuntamento del Laboratorio dal Basso Gettate le Reti, l'impresa digitale per le comunità ecclesiali. Al primo appuntamento di giovedì scorso abbiamo avuto il professor Lovett, Sean Patrick Lovett, della Pontificia Università Gregoriana e vice direttore della sezione internazionale della Radio Vaticana. E con lui abbiamo ripercorso un pochino quelli che sono gli stili comunicativi della Chiesa Cattolica, da quando la Chiesa fa comunicazione attraverso i mass media, soprattutto. E oggi invece ci addentriamo su una tematica sempre legata alla comunicazione, che è il filo conduttore di questo laboratorio, soprattutto nell'ambito ecclesiale, però in tema digitale, in tema di web. E lo facciamo con la presenza del professor Leo Spadaro, che è un consulente presso il servizio informatico della Conferenza Episcopale Italiana. Professore Spadaro, che è messinese di origini, però vive e lavora a Roma E studio e anche. studia anche a Roma per questo motivo, per questo collegamento con la Conferenza Episcopale Italiana, è laureato in giurisprudenza e ha conseguito il Master in Business Administration. Tra varie docenze e collaborazioni si occupa principalmente di progettazione e gestione di reti internet ed intranet nel mondo cattolico e universitario, ma anche delle principali iniziative della Conferenza Episcopale in materia di nuovi media, quindi siti e applicazioni. Grazie per la sua presenza qui. Siamo sicuri che sarà un appuntamento nuovo, particolare, qualificante nel percorso che abbiamo stabilito insieme alla Diocesi di Lecce, in particolare col progetto Policoro, con l'Ufficio per le Comunicazioni Sociali, qui abbiamo il direttore Don Adolfo, ma anche con l'Azione Cattolica e alcuni partner dell'Università del Salento, soprattutto incubatori di imprese giovanili. Quindi grazie ancora a tutti voi, benvenuti, faremo una pausa intorno alle 17 e per poi proseguire fino alle 18:15, 18:20. Vi invitiamo, chiunque non l'avesse ancora fatto, a firmare la presenza, che ci viene caldamente chiesta dalla Regione anche, e a scrivere il questionario, che è anonimo per chi non l'ha fatto e chi è venuto qui per la prima volta oggi. Grazie ancora. Bene, grazie anche da parte mia per questo invito. È sempre una bella possibilità, una bella occasione incontrare delle altre persone e nel caso specifico riuscire a raccontare, non partirò dalle guerre puniche, questo ve lo assicuro, ma raccontare questa storia recente delle iniziative digitali che riguardano la Chiesa Cattolica Italiana, perché per me personalmente è anche un modo di ripercorrere un percorso avviato nel 1996-97 e che da subito un percorso che si è caratterizzato proprio per questa apertura al digitale, ai nuovi media, anzi il termine digitale prima non si utilizzava, si guardava più agli aspetti tecnologici informatici. Io non sono un informatico, sono laureato in giurisprudenza e questo per tanti anni è stato un grandissimo problema, una cosa che dovevo quasi nascondere, come anche il Master in Business Administration, perché il digitale era la patria dei tecnici e quindi non essere ingegnere in questo mondo era per alcuni un grave limite. In realtà la scelta che ho fatto, ma che ha fatto anche il gruppo di lavoro che si è costituito intorno al sito chiesacattolica.it, è quello di mettere insieme da subito competenze diverse, sensibilità, professionalità, in qualche caso anche divergenti. Io per raccontarvi questo percorso ho preparato una serie di slide, quelle non mancano mai, e poi vorrei anche fare un po' di navigazione internet, perché accanto alla storia vorrei farvi vedere concretamente come alcuni dei servizi si presentano oggi e ragionare insieme a voi su tutta la filiera che permette l'erogazione di questi servizi e che offre anche delle opportunità di business, se vogliamo dire così. Il mio punto di vista, lo dicevo prima, è un po' particolare, perché io lavoro per un'azienda e quindi
o sono, il lavoro di ogni giorno è ispirato a logiche aziendali. L'azienda si chiama SID, questo è il nostro sito, è un sito di quelli che dicono poco e che insinuano molto. Noi ci abbiamo messo in copertina alcune delle nostre principali iniziative, Chiesa Cattolica, per esempio. Vatican è un altro nostro cliente, diciamo, importantissimo. Ovviamente, anzi, mi sforzo a dire cliente perché si tratta sempre di gruppi di lavoro nei quali si entra in una logica di condivisione e di partnership. Queste non sono gli interlocutori, questo lo ripeterò spesso quando vedremo i singoli servizi, sono spesso gli interlocutori con i quali occorre privilegiare una logica non di cliente-fornitore, ma una logica di partnership. E ovviamente l'ufficio internet di Santa Sede è una delle realtà con cui da qualche anno collaboriamo. Per esempio l'App Vatican è una delle ultime realizzazioni che abbiamo rilasciato con loro, mentre continuiamo a lavorare sull'evoluzione di quell'oggetto non identificato che è il sito vatican.va. Ho, diciamo, una scaletta, io ho anche delle slide, ve lo dicevo prima, però vorrei anche fare un discorso fluido, almeno secondo i miei neuroni, e vi invito a intervenire in qualsiasi momento, perché diciamo, mi piacerebbe anche durante l'incontro riuscire a sintonizzarmi con alcune vostre richieste per evitare che si tratti, diciamo, soltanto di un raccontino che non lascia nulla. Una delle caratteristiche della nostra azienda è quella di essersi dedicata in maniera importante, concentrata sui progetti della Chiesa italiana, ma di non avere tralasciato l'attenzione ad altri interlocutori, ad altri clienti, al mercato. Questa è una riflessione diciamo, che valeva allora e che vale probabilmente a maggior ragione adesso. Le realtà che non solo sono monoclienti, ma che si concentrano solo e esclusivamente su un progetto o su un interlocutore, spesso non riescono ad evolvere in maniera adeguata le competenze e le professionalità, perché gli stimoli che arrivano sono tutti di un certo tipo. E questo vale soprattutto se si lavora in ambito istituzionale. I progetti istituzionali hanno di fatto in quell'incrocio tra che cosa voglio io e che cosa vogliono i miei utenti, hanno spesso una sovrapposizione non corretta. Sono spesso dei progetti che rispondono a delle esigenze particolari del committente, ma che non sono sempre del tutto adeguati alle necessità delle persone che questi progetti devono fruirli. Per cui diciamo, il mio percorso, per la nostra azienda, la possibilità di periodicamente di avere altri progetti, qui per esempio ce n'è uno di cui ci siamo occupati qualche mese fa, il sito e l'app degli internazionali di tennis 2014, ma anche le iniziative con le università, con le pubbliche amministrazioni, sono un modo per crescere e per permettere anche ai progetti ecclesiali di crescere. Molte delle soluzioni che nel corso degli anni abbiamo diciamo, dei linguaggi che siamo andati via via adottando per Chiesa Cattolica, o come penso alle altre nostre grandi iniziative, vengono da riflessioni, scelte ed anche esperienze maturate anche in progetti di questo tipo. Non so se riuscirò a farvi vedere come per esempio il sussidio per l'avvento che è in corso di preparazione. È stato completamente rinnovato rispetto diciamo, all'ultima edizione e la logica di presentazione è una logica forse più ispirata alle modalità di comunicazione di un evento o di un'occasione come questa e lo dico ovviamente consapevole del fatto che si tratta di contenuti completamente diversi che richiedono una cura, un'attenzione completamente diversa. Quello che però ripeterò anche più avanti è che comunque i fruitori di questi servizi, di queste iniziative di comunicazione non sono diversi. Quindi ci dovremmo sempre di più augurare che le nostre iniziative, le iniziative che riteniamo essere iniziative ecclesiali, possano essere aperte e riescano a parlare linguaggi comprensibili ai più, abbiano quelle modalità. Di
di presentazione e anche quelle nuove logiche di fruizione che il digitale richiede. Io lavoro in questo ambito quasi da sempre. Prima lavoravo in società che si occupavano di comunicazione su media tradizionali. Io non sono un fan sfegatato del digitale. Adesso, un paio di giorni fa, ho buttato a terra il mio iPhone 3 perché voglio comprare il 6, ma non ho comprato il 4, il 5. Non sono una di quelle persone assolutamente appassionate della tecnologia. Anzi, sono probabilmente nella media degli utenti che utilizzano queste cose al 10 o al 15% delle loro potenzialità. Non mi considero per questo diciamo svantaggiato nel lavoro che faccio, perché poi alla fine nella realtà e i dati potrebbero facilmente supportarmi in questo. L'utilizzo che delle risorse si fa oggi è un utilizzo veramente contenuto. Prevale per tutti la logica della semplicità, della fruibilità rispetto alla possibilità di utilizzare tutte le potenzialità che il digitale in questo momento ha. Accennavo prima al percorso che in azienda facciamo anche con le università. Questo della formazione, oltre che dell'educazione, è un altro tema sicuramente importante, ed è un'altra di quelle, di quelle direttrici che ci aiutano nel lavoro. Visto il tema dell'incontro e il fatto che probabilmente tra le persone che sono state convocate io sono l'unico professionista, perché tra l'altro delle persone ovviamente più autorevoli di me, ma credo che a fare il mestiere sia io soltanto. Gli altri sono delle persone, diciamo, che riescono a fare più cose insieme, io non ce la faccio, e quindi io vorrei, magari darò per una lettura un po' orientata al mercato e all'impresa. E proprio per iniziare in una maniera che permetta di individuare bene questa filiera. Qui partono le slide, mi dispiace, ma non se ne riesce a fare a meno, o almeno io. Come sapete, la Chiesa è una realtà molto complessa, quindi se io la guardassi come azienda, penserei che è strutturata a tanti livelli. Ha un governo che è rappresentato nel caso della Chiesa italiana dalla Conferenza Episcopale Italiana, ha dei presidi territoriali che sono le diocesi, ha delle unità operative sul territorio che sono le parrocchie. E detta così, questo svilisce un po' non il mestiere ma la missione che si porta avanti, ma in realtà se guardo alla filiera dei servizi alle persone ho una visione abbastanza razionale. A questo ci aggiungono tutte quelle realtà che sono collegate a livello nazionale alla CEI, a livello diocesano alle diocesi e poi quelle altre realtà che sono legate alle parrocchie. Quindi è una realtà davvero ricca. È una realtà in cui, soprattutto nei progetti digitali, si è finora poco messo a fuoco la logica dell'utenza finale. Io come fornitore della Conferenza Episcopale Italiana penso a fornire servizi per la CEI, per le diocesi, per le parrocchie, devo sempre di più occuparmi delle persone che questi servizi utilizzano, guardando non solamente alle persone che accedono alla comunicazione della Chiesa per motivi confessionali, ma guardando a un pubblico che è un po' più ampio, che guarda la comunicazione della Chiesa e ai servizi che la Chiesa dà per esigenze e per bisogni di tipo culturale o anche legati alla vita di ogni giorno. Io abito in una città molto grande, vengo da una città più piccola, che tra l'altro mi dicono tutti ha un accento e una cantilena simile alla vostra, per cui tra poco, quando parlerò di più, forse si sentirà maggiormente. Io abito da tanti anni a Roma. Roma è una realtà così complessa in cui le persone che magari non hanno più frequentato la parrocchia per 20 anni o per 15 anni ritornano in parrocchia perché magari cercano una soluzione per far spendere del tempo in maniera sana
al figlio o alla figlia. Magari ritornano in chiesa perché decidono di riprendere il percorso battezzando i figli piuttosto che seguendo il percorso dei sacramenti. Quindi diciamo, siamo di fronte a delle persone che magari rimangono lontane dal punto di vista spirituale, ma che si rivolgono ai servizi, quindi vanno su internet a cercare una scuola cattolica piuttosto che un Grest, piuttosto che un'altra soluzione per l'estate. E quando lo fanno vogliono andare a trovare delle informazioni comprensibili, credibili e usabili. Tutto questo per dire che molto spesso nelle scelte che io stesso mi sono ritrovato a fare nel progettare, nel realizzare o mi sono ritrovato a contribuire, la logica dell'utente finale e del cliente è sempre stata una logica abbastanza messa in secondo piano. Prima l'esigenza istituzionale, dopo l'esigenza delle persone o comunque un compromesso tra queste due cose che in qualche caso si percepiscono come contrapposte. Un esempio che spesso faccio, perché mi piace parlare male delle cose che faccio io e non di quelle fatte dagli altri, è che nel sito Chiesa Cattolica, fino a qualche anno fa, nella pagina documenti era strutturata in documenti, quindi il titolo era documenti, e poi c'è scritto documentazione uffici documenti ufficiali. Documenti degli uffici e dei servizi, documenti e altri documenti. Queste erano le categorie che venivano esposte perché questo corrispondeva esattamente all'organizzazione di archivio della Conferenza Episcopale Italiana. Ed è una scelta che dal punto di vista del fornitore a me sembra assolutamente comprensibile, sono quelle classiche cose che si chiedono: cosa devo fare? Fai così, lo faccio e va bene. Non è un buon servizio. Non era un buon servizio per gli utenti finali, che magari andavano nel potentissimo motore di ricerca andare a guardare i documenti. E questa era la logica che diciamo, legittimava tutto, senza tener conto ulteriormente del fatto che gli utenti che ricercano sui motori di ricerca all'interno dei siti sono il 3, il 4 o il 5%. Queste sono statistiche reali. L'anno scorso, su Repubblica.it credo che si sia rimasti sotto il 2 o il 3% di ricerche fatte nel motore di ricerca. La gente cerca soltanto su Google e a Google che ci siano una organizzazione in documenti, altri documenti, documentazione, documenti, non dice tantissimo. Allora, sto divagando, ero partito dall'organizzazione della Chiesa in Italia. Quindi, le istituzioni, i movimenti, è una realtà, diciamo, ricchissima, complessissima, ma soprattutto le persone. Alle persone, prima pochissime, ora sempre di più, nel corso degli anni è stato offerto un sito che è chiesacattolica.it che si è evoluto col tempo. Io ho partecipato a tutte queste, anzi, per essere corretto, alla prima, quella del 96, ho partecipato soltanto parzialmente. Forse era più bella di quelle successive, e allora sfruttavamo il fatto che non c'erano come dire, degli stili ben definiti. E Chiesa Cattolica ha voluto evolversi guardando un po' al percorso che queste iniziative di comunicazione fanno nella rete, cosa che invece su Vatican.va non avviene perché Vatican.va è inconfrontabile con qualsiasi altra cosa si possa trovare nel mondo digitale, e questo, diciamo, è un suo grande pregio, ovviamente. Chiesa Cattolica è partita con un sito che era una sorta di banca dati dei documenti della Conferenza Episcopale Italiana e dei suoi uffici e servizi. Poi nel 2002 si è evoluto in una forma che dava maggiore visibilità erano quei blocchi che si vedono poco, però dell'organizzazione in CEI, diocesi e parrocchie. Nel 99 ha iniziato ad aprirsi con degli spazi informativi e questo ha segnato diciamo un momento. Ah, scusate, il 99 viene prima. Ha segnato un momento molto importante, cioè nel 96 avevamo realizzato un sito che era una sorta di banca dati, è un archivio. Nel 99 abbiamo iniziato a dialogare con l'Ufficio Comunicazioni Sociali e abbiamo lavorato insieme sul nuovo sito. Questa è una
una cosa che da allora è avvenuta sistematicamente. Io come consulente del servizio informatico CEI mi ritrovo adesso sempre più spesso a ragionare con l'ufficio comunicazioni sociali o con gli altri uffici e servizi pastorali della segreteria generale piuttosto che con il servizio informatico stesso, perché la tecnologia è ormai un dato, si dà per presupposto che tutto debba funzionare, che debba farlo nel migliore dei modi, non sempre è così, però non si fanno più le scelte tecnologiche. Quindi se oggi una impresa volesse cimentarsi subito nel mondo digitale, non avrebbe il problema che abbiamo avuto noi negli anni e che continuiamo a avere di comprare i server, fare i grandi investimenti. Riesce a trovare servizi disponibili in rete che gli consentono di partire da subito con delle iniziative snelle, che magari non hanno tutti quei requisiti istituzionali che spesso per un progetto nazionale come questo sono richiesti, ma che permettono di avviare da subito delle cose anche intelligenti. Questo è un tema molto ricorrente. Uno dei modelli business di cui si chiacchierava qualche anno fa è Starbucks è un portatile. Cioè negli Stati Uniti, siccome la catena Starbucks metteva a disposizione, è stata la prima a mettere il wifi gratuito a disposizione degli utenti, il modello di business era: mi seguo da Starbucks, prendo un caffè, ho la connessione gratuita e magari lavoro con un'altra persona e elaboro i miei progetti utilizzando risorse che sono disponibili in rete. Quindi la mail è gratuita e la prendo da Gmail, lo spazio lo vado a prendere da uno spazio da WordPress, che è un sistema che permette di fare i siti senza occuparsi della tecnologia. Ecco, tutto questo per come azienda, come SID, non abbiamo mai potuto farlo. Oggi ovviamente ci appoggiamo sempre di più a risorse disponibili, siamo a prototipi, a realizzazioni già disponibili, ma continuiamo per il tipo di proposta che facciamo alla CEI, alle diocesi, ad avere un'infrastruttura tecnologica importante. Probabilmente un percorso come il nostro, un percorso che oggi sarebbe difficile da costruire, proprio perché le premesse sono totalmente diverse. Quindi siamo partiti nel 96 con la prima versione di Chiesa Cattolica, l'abbiamo un po' evoluto, siamo arrivati alla forma del 2005, nel 2009 abbiamo un po' iniziato a dare un po' più di aria alle notizie e non so se si nota, no, probabilmente no, siamo riusciti a rimuovere alcuni blocchi, per cui quel blocco CEI che stava lì e che doveva essere sempre ancorato in alto a sinistra con lo statuto come prima voce, che credo sia una delle pagine meno visitate nella storia di tutto il sito Chiesa Cattolica, è stato portato all'interno del sito in una logica più orientata all'utente. Quindi abbiamo iniziato a sgombrare e semplificare le colonne per iniziare a dare una maggiore leggibilità alle notizie, fino ad arrivare alla forma attuale. Che è questa qui, in cui mi soffermo su questi che sono dettagli, lo comprendo, ma che servono a far capire come l'istituzione inizi a percepire chiaramente l'opportunità di adottare delle cifre di comunicazione, almeno nel digitale, più in linea con i servizi standard. Quindi la navigazione è stata spostata tutta in orizzontale, le foto sono state ampliate, il testo è più grande, più leggibile. Quindi si sono fatte delle scelte che le foto sono più parlanti. Questa è un'altra tendenza che si ritrovate adesso, molte delle, non solo l'informazione ma la comunicazione anche delle aziende è spesso basata su un accoppiamento di una bella immagine che comunica e di un titolo che si collega direttamente a quell'immagine, da una forza di informativa e di evocativa elevato. Quindi questo percorso lo si è cercato di, e lo si sta cercando di evolvere ulteriormente in Chiesa Cattolica, guardando anche poi a degli altri aspetti che sono, questi sono più strettamente tecnici, quindi la possibilità per esempio che il sito inizi a essere visionabile comodamente con il tablet piuttosto che con lo smartphone.
Chiesa Cattolica, qualcuno di voi lo avrà visto, contiene diciamo, quest'area informativa molto, molto, adesso molto ampia, è curata molto bene dall'Ufficio Comunicazioni Sociali, ha un accesso diretto alle risorse strutturate di diocesi e parrocchie, quindi non solo per obbligo, ma proprio per piacere. Vado sulla pagina dedicata alla diocesi di Lecce, che contiene, oltre che delle informazioni che vedete qui strutturate, il link diretto al sito diocesano. Chiesa Cattolica non è mai diventato un portale, nel senso che ha tanti link di collegamento verso tanti siti e tante realtà. Strutturate come le diocesi piuttosto che meno strutturate, quindi anche realtà collegate o parrocchie. Non è mai diventato un portale perché le voci che alimentano direttamente i contenuti del sito Chiesa Cattolica sono tutte direttamente riportabili alla Conferenza Episcopale Italiana. Quindi non si è creato un portale di convergenza in cui soggetti diversi potevano andare a produrre informazione. Lo dico perché è stata una delle cose su cui si è sempre dibattuto e che oggi ha una nuova chiave di lettura perché è in corso di avvio, anzi di pubblicazione, una nuova iniziativa che si chiama Raccei News e che diciamo, orientata all'informazione e che farà in qualche maniera valorizzerà i contenuti prodotti dai media della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi non proprio in una logica anche qui di portale, perché i tempi dei portali sono passati, resistono solamente quelli nei quali entriamo, perché siccome abbiamo la posta elettronica lì dentro, dobbiamo comunque passare, perché se ricordate dei vecchi portali non è rimasto praticamente più nessuno. Oltre che i collegamenti verso le diocesi, il sito Chiesa Cattolica offre un primo livello di collegamento anche verso i siti diocesani. All'interno di Chiesa Cattolica vi è la comunicazione di una serie di uffici e di servizi che nel sito alimentano in maniera autonoma i propri contenuti. Questa è una scelta che è stata fatta tanti anni fa, credo in maniera molto lungimirante, oppure forse è stata fatta ed è stata premiata col tempo, di portare la possibilità di pubblicare i contenuti e quindi anche la responsabilità e il peso della pubblicazione dei contenuti direttamente a chi li produce. Quindi gli uffici e i servizi della Conferenza Episcopale Italiana aggiornano in proprio delle pagine che stanno all'interno del sito di Chiesa Cattolica, che si ispirano a uno stile abbastanza comune, anche se poi vale la logica per cui ciascun ufficio vorrebbe una pagina del tutto personalizzata, come quando si sente come di mettere in gioco la propria identità, ovviamente. Ma tutti lavorano in maniera assolutamente autonoma. Esistono ovviamente delle forme di coordinamento redazionale e delle forme di monitoraggio, in questo senso i nuovi strumenti aiutano tantissimo, che permettono di verificare il grado di aggiornamento, ma non tanto i contenuti. Un'altra cosa che si è fatta nel corso degli anni è che, diciamo, ed è un ambito sul quale, diciamo, può anche, maturare potrebbe maturare qualche idea, è, diciamo, la cura di questa comunicazione. Cioè c'è la piena consapevolezza del fatto che avere un utente una password per pubblicare un contenuto e saperlo fare tecnicamente, si tratta di fare copia e incolla e di pubblicare una foto, è una cosa che è facile da fare e che tutti sono in grado di fare. Cosa diversa è utilizzare questi strumenti con il giusto stile, con il linguaggio corretto, in una modalità che valorizzi autenticamente i contenuti. E per questo motivo nel corso degli anni, per esempio in CEI, si sono fatti corsi, piuttosto che si sono creati appuntamenti, in cui si è cercato di condividere tra tutte le persone che fanno redazione del sito formazione anche alta sulla scrittura per il web. È una competenza specifica, cioè scrivere per il web, scusate, sto inanellando una serie di banalità,
e quindi quando, se cedo fatemi dei segni, io cercherò di scorgerli. Quindi scrivere per internet è un mestiere totalmente diverso dallo scrivere per la carta. Non fosse altro per quella osservazione che facevo prima, certe volte su internet mi basta una foto statica con un bel titolo per comunicare di più di magari un documento che, diciamo, siamo, o meglio, quella foto e quel titolo, scritti per bene, possono essere la chiave per catturare l'attenzione e portare l'attenzione su un documento che diversamente non verrebbe letto da nessuno. Anche su questo, il digitale sta aiutando a andare verso una comunicazione più sintetica che banalizza in molti casi, e di questo siamo tutti. Credo consapevoli, ma che ha in certi casi la capacità di attrarre e quindi può essere una risorsa anche nell'ambito della comunicazione ecclesiale. Quindi, per esempio, un altro problema che spesso abbiamo riscontrato su chiesacattolica.it è che noi abbiamo sempre chiesto di fare degli abstract sui documenti. È vero, c'è una sezione documenti, sono documenti ufficiali, qualcuno li legge perché sono ovviamente utili, però avremmo sempre voluto che ci fosse una sintesi del documento stesso per anticipare quali sono magari in 10 righe i contenuti di quel documento, magari ponderoso. E qui si pone il problema di dire chi fa questa sintesi, chi è autorizzato a farla. E quindi la scelta che molti uffici hanno fatto è quella di fare copia e incolla delle prime 5 o 10 righe di testo del documento. Per cui noi abbiamo tantissimi abstract che iniziano con venerati confratelli e per le prime 10 righe introducono una serie di convenevoli e di che, voglio dire, non dicono assolutamente nulla sul contenuto reale del documento. Si tratta, quindi, c'è piena consapevolezza di questo. E quindi il mestiere di scrivere per il web, il mestiere di aiutare la comunicazione istituzionale per mantenerne la coerenza, ma per renderla coerente anche con gli utenti che la debbono fruire su questi nuovi media, è un ambito di lavoro sicuramente molto interessante, sul quale siamo tutti preparati, teoricamente, ma non lo siamo nella realtà. È un mestiere proprio scrivere per il web. Richiede competenze, tecnica e, tra l'altro, richiede anche una capacità di organizzazione e di classificazione dei contenuti che diventano la chiave di successo per la visibilità di questi contenuti su Google. E quando dico Google, dico i motori di ricerca. Una volta c'era un po' più di varietà su questo, adesso, gli utenti vanno su Google, se non sei lì, non esisti. Molte delle scelte che sono state fatte, che nuociono secondo me a una certa fruibilità dell'informazione, nascono da politiche di Google. Per esempio, vi sarete resi conto che nel corso degli anni il Corriere e Repubblica hanno via via allungato di moltissimo la propria home page. L'home page di Repubblica, di Corriere, è una home page sterminata e sarà alta 1,5 m. Il motivo per cui è fatto in questo modo è che se Google non è che guarda tutto il web oppure guarda tutte le pagine di un sito, si ferma ai primi livelli e anticipare molti contenuti visitati all'interno dell'home page ne permette una buona fruibilità da parte di Google e quindi un buon posizionamento nel risultato di ricerca. Sui risultati di Google. Un'altra cosa che si ritrova e che nasce da questo è che le pagine di visualizzazione di contenuto, per esempio di Repubblica, non hanno solamente quell'articolo, ma hanno tanti oggetti che non sono solo la pubblicità, ma sono anche altri contenuti correlati o meno. Certe volte su Repubblica trovo il dettaglio di un articolo e sotto ci trovo delle cose che c'entrano poco. E questo perché molti utenti arrivano a quelle pagine dai motori di ricerca e non dall'home page, e quindi in quel caso bisogna portarli su altri contenuti del sito. Quindi non solo informare, ma secondo i canoni della comunicazione più modaiola, raccontare storie. Anzi, forse modaiola qualche anno fa, perché adesso questa storia dello storytelling è anche un po' stufato.
Certamente, diciamo, la capacità di, soprattutto per l'informazione, di fare racconto diciamo, è una tendenza molto, molto forte. Io in questo, ci vedo grande possibilità per chi, non deve solamente informare, ma per chi deve dare dei messaggi e deve comunicare dei valori che non si comunicano solo con un dispaccio di agenzia, ma che nelle storie possono trovare una chiave di successo. Se penso ad esempio alla comunicazione di uno degli uffici CEI. Loro.it, che è l'otto per mille, ci ritrovo proprio questo passaggio. Quindi chiedilo a loro, non sono testimonial in senso di persone individuate a contratto, che magari si possono licenziare, sono delle persone che hanno, diciamo, un percorso, una storia che le rende testimoni credibili di quello che tra l'altro fa la Chiesa Cattolica in Italia. A questa componente del racconto, perché comunque gli ingegneri, vediamo, no, in un altro mondo non lo volevo aprire, però si è aperto, ecco, questo piace tanto agli utenti, però è poco usabile, vediamo, ecco. Accanto, diciamo, alla dimensione del racconto, vi è una dimensione più puntuale, ma non completa, che invece fa vedere sul territorio gli interventi finanziati con l'8 per mille. Questa è un'altra tendenza che, diciamo, che il digitale sta portando, proprio per questa sua inconsistenza, per questa sua immaterialità, ha bisogno di essere ancorata a persone e a luoghi. Quindi questi che a me continuano a sembrare epicentri, sono in realtà i dati aggregati, delle opere, finanziate con l'8 per mille. Non è un elenco completo, quindi si arriva fino a andare a vedere, vediamo qui. Potrei fare anche una ricerca, ma. Si arrivano a vedere gli interventi, per esempio in questo caso immagino sia un intervento di restauro. Come anche gli interventi ovviamente di caritativi, ma tutti gli interventi che vengono mostrati e in qualche caso raccontati anche con delle storie. E in questo caso non credo perché, vediamo. Ah, forse sì. Sì, ecco, si dice qualcosina in più, se ci fossero delle altre foto lo si andrebbe a vedere, si possono condividere sui social network, ma danno un'idea, oltre che la rendicontazione ovviamente sintetica, quindi con i soldini destinati alle varie finalità, danno una dimensione concreta di intervento e di territorio sul quale questo intervento è maturato. Io sono saltato all'8 per mille perché mi sono agganciato alle storie. In realtà, prima di 8 per mille, vi volevo fare vedere due servizi che sono direttamente collegati a Chiesa Cattolica e che sono certamente, in terminologia aziendale si direbbe, più core business, cioè sono più vicini alla missione più importante. Quindi, il sito Bibbia Edu, che è un sito all'interno del quale sono stati pubblicati non soltanto i testi, diciamo, della versione 2008, quindi della versione dell'attuale traduzione della Bibbia, ma anche il testo precedente. E il sito è stato arricchito anche con l'interconfessionale, con due versioni in lingua antica, quindi l'ebraico e il Nuovo Testamento greco, mentre si sta pubblicando anche la 70, quindi l'Antico Testamento sempre in greco, e la Nuova Vulgata. Si è scelto di dare diciamo, completa fruibilità a questi testi, consentendone la navigazione, la ricerca e permettendone anche la lettura comparata. Quindi, se sono all'interno di Genesi 1 posso andare
a fare la comparazione con un altro, con un'altra versione. Quindi la comparo con la 74, potrei compararla però con l'interconfessionale o con l'ebraico. Quindi diciamo, si è cercato di dare un servizio che non è ovviamente un servizio per gli studiosi, gli studi biblisti hanno altri strumenti, ma è stato un modo per diciamo, dare visibilità e accesso gratuito alla Bibbia, permettendone anche una lettura un po' più attenta. Accanto, diciamo, a questa iniziativa editoriale, poi è venuta di conseguenza la pubblicazione dell'app ufficiale di Bibbia, che è un'iniziativa della quale diciamo, personalmente sono molto contento perché in poco tempo ne sono state scaricate quasi 50.000 copie, quindi 50.000 download. Continuo a dire copie perché io sono, diciamo, informatico della Magna Grecia, continuo a fare certe volte confusione. Dicevo, 50.000 download a testimonianza di un interesse che non è soltanto verso un'app gratuita, ma è forse l'interesse di utenti che vogliono portare sul proprio dispositivo un supporto per leggere e per magari un po' riflettere. Questo progetto editoriale su app sta proseguendo anche con la realizzazione dell'app ufficiale della Liturgia delle Ore. È un'altra iniziativa che di fatto abbiamo messo in cantiere nei mesi scorsi. Dal punto di vista tecnico è pronto, in genere è sempre il contrario, c'è un problema sui contenuti, c'è un problema tecnico e non sui contenuti. In questo caso i testi ci sono ovviamente, ma si stanno registrando tutti gli audio, non solo il parlato ma anche il cantato della liturgia, per cui sarà un'app veramente ricca che metterà insieme non soltanto l'istituzionalità e l'ufficialità del testo, che una volta erano giudicati requisito sufficiente per pubblicare o per mettere un prodotto sul mercato. Si è pensato di fare qualcosa in più e quindi di rendere l'esperienza della liturgia per chi vuole farla anche in modalità audio una bella esperienza. Quindi sono tutte registrazioni ovviamente professionali e che diciamo, possono veramente fare un'esperienza anche a persone che magari, se fosse soltanto il testo scritto, non ne sarebbero interessati. Un'altra iniziativa alla quale partecipo è che mi serve per agganciarmi al passaggio successivo, è quella di Web Cattolici. È un'iniziativa di fatto patrocinata dalla CEI, ma aperta a tutti i webmaster cattolici italiani, diciamo che si è dato il compito di aiutare coloro che hanno siti, tra virgolette, cattolici. A me è un termine che non è mai piaciuto, è utile per differenziarsi, e forse è stato anche utilizzato in certi momenti storici in maniera convincente nella rete, non lo so, io non ho. Non mi ha mai ispirato troppo positivamente. Anche perché c'è stato spesso in passato l'idea di avere la rete cattolica, una sorta di microcosmo all'interno della rete. La rete è fondamentalmente link e relazione, prima tra siti, adesso tra persone, quindi un aggettivo certe volte può essere non specifica, ma delimita. E a mio avviso i siti di contenuto sono siti di contenuto. Web Cattolici è da tempo impegnata, oltre che nell'attività di formazione, anche in attività di studio e di monitoraggio sul mondo cattolico in rete. Ed è uno dei soggetti che da tanto tempo ragiona sulle opportunità offerte dai social network. Su questo, se le iniziative legate a Chiesa Cattolica sono tantissime, non altrettante sono quelle che hanno da subito identificato i social network, quindi Facebook, Twitter, come ambiti naturali di propagazione dei propri messaggi e come luoghi di relazione.
Io non faccio quella cosa antipatica all'americana. Quanti di voi hanno un profilo Facebook? Quanti hanno un profilo Twitter? È una cosa che si faceva una volta, adesso non tutti, non quasi tutti, però tante persone hanno una presenza su social network e diciamo, ci sono tutti gli elementi per pensare che non si tratta di una bolla, ma si tratta di iniziative che continueranno. Facebook in particolare ha una massa ormai di utenti al suo interno e non li lascia scappare, perché entrare è facile, uscire è un po' più difficile. Ha una massa tale di utenti per cui nell'arco di 3, 4, 5 anni non si può pensare che ci sarà un ambito diverso. Ecco, Weka ha da tempo ha rivolto le sue attenzioni sui social network e si sta valutando anche in maniera molto concreta di avviare delle azioni di presenza. In realtà alcune di queste, scusate, vado a schermo intero, alcune di queste iniziative sono già state lanciate. Faccio qui un po' avanti e indietro, scusate. Dov'è? Ecco, per esempio Testimoni Digitali è un evento di qualche anno fa. È un evento che chiamava a raccolta tutti i comunicatori della Chiesa italiana. Oltre al sito, per testimoni digitali è stato creato una sorta di ecosistema sociale che serviva a diffondere, non viralmente in termini negativi, ma collaborativamente contenuti all'interno di Facebook, all'interno di Twitter. Poi lì qualche anno fa si facevano anche delle cose un po' strane, per esempio avevamo attivato la libreria su Anobi in cui c'era una raccolta di libri, è l'unico social network che io continuo a frequentare perché, questo è un inciso personale, ho un mio account ma mi serve più per esigenze diciamo di studio e di non, io sono una di quelle persone che ha scelto di non essere presente con continuità sui social network perché non riesco a starci dietro. E quindi se non ci stai dietro, è bene non esserci. Cioè, stare dentro Facebook significa fare relazione con gli altri. Se hai tempo per farlo, o se vuoi farlo, se corrisponde, diciamo, serve alla tua missione professionale o personale, fallo. Se parti e poi non sei sicuro di riuscirci, almeno io ero sicuro di non riuscirci. Ho un account lì, non dico neanche come un nome un po' di fantasia, e mi guardo le novità che arrivano su Facebook, ma non di fatto, a parte con 4-5 persone che anche con me condividono lo stesso tipo di limitazione, non lo utilizzo. Mentre utilizzo Anobi, che è un social network che permette di pubblicare la propria biblioteca, la propria libreria, semplicemente inserendo il codice a barre. Io mi sono comprato anche la pistola, quella lì del supermercato, perché dovevo censire tutti i libri di casa e quindi li ho caricati così, e ti permette di vedere cosa leggono gli altri, cosa hanno comprato le persone che leggono libri simili, hanno gusti simili ai tuoi. È uno di quei social network dal mio punto di vista, molto interessanti, non che gli altri non lo siano. Ecco, per testimoni digitali si sono attivate Facebook, Twitter, il canale YouTube, una serie di blog che diciamo, servivano a rilanciare, ad accompagnare il convegno prima e dopo, quindi blog aperti alcuni mesi prima dai relatori o da alcuni relatori che servivano a introdurre gli argomenti di cui avrebbero parlato, le tematiche del convegno e che sono serviti dopo per pubblicare qualche altra cosa. È stata una bella esperienza, abbiamo fatto il live tweeting diciamo di quelle 3 giornate, mi sembra. Adesso un'altra iniziativa che sarà fortemente aiutata, supportata, che nasce con l'idea di praticare anche la strada digitale, scusate, fatto, è legata al convegno ecclesiale di Firenze. Non c'è ancora un sito, il sito verrà pubblicato dopo l'espletamento del concorso pubblico per il logo. Quindi è stato pubblicato un bando aperto a tutti con la possibilità di proporre un logo per il convegno di Firenze. I loghi, si farà una selezione dei loghi che
diciamo, secondo una commissione ristretta, sembrano più promettenti. Questi loghi, verranno pubblicati su una pagina Facebook che è già stata attivata e saranno gli utenti a, scegliere il logo definitivo. Quando abbiamo parlato di questo meccanismo, io, sono stato assolutamente d'accordo. Mi ha ricordato, e non l'ho detto perché si può divagare fino a un certo punto, quello che fece Time nel 2007. Time ogni anno pubblica un numero in copertina, l'uomo dell'anno. Nel 2007, che era un altro periodo di grande esplosione dei social network, decisero di fare scegliere l'uomo dell'anno ai lettori di Time Online, insomma dell'edizione online di Time. E per scherzi del destino e per bizzarrie della rete, la persona che ricevette più voti era tale Ahmadinejad, che probabilmente voi ricorderete, dittatore iraniano con velleità, atomiche. Quindi ciò che era successo era che, utilizzando la rete, la libertà che la rete dà, era stato votato Ahmadinejad. Ora, Time riuscì a risolvere elegantemente, quindi pubblicò in copertina un computer con uno schermo a specchio per dire: l'uomo dell'anno sei tu, il potere è nelle tue mani, tu condizioni la rete, i canali digitali, e quindi addirittura potresti costringerci a scegliere Ahmadinejad come uomo Time del 2007. In realtà l'uomo dell'anno sei tu, utente di internet. Ora, in questo caso il problema non ci sarà perché, diciamo, i logo, per Firenze 2015, rispondono a una logica ben precisa, però è interessante che sia stata aperta questa possibilità. Un'altra iniziativa che utilizza tantissimi social network è Anicec, è il corso per gli animatori della cultura e della comunicazione che la CEI organizza con l'Università Cattolica, e che nella nuova da qualche anno fa proprio utilizzi social network come strumento per la relazione con gli studenti, la distribuzione di contenuti. Allora, dal livello, quindi, ho parlato tanto e mi sono limitato alle iniziative nazionali, non le ho esaurite tutte, volevo scendere di un. Volevo, non di un gradino, volevo andare più in là nella filiera e parlarvi dei progetti diocesani. Le diocesi attualmente presenti con siti online dovrebbero essere 218 su 225. Ci sono un paio di siti che sono in corso di aggiornamento e sono le diocesi con almeno un sito, perché a differenza di qualche anno fa in cui c'era l'unico sito istituzionale della diocesi, adesso spesso le diocesi danno vita a tante iniziative collegate. La CEI supporta le diocesi con una propria piattaforma e 150 diocesi circa, sono 152 se non ricordo male, utilizzano questi servizi. Le pagine web diocesane online, secondo una stima, sono circa 800.000, è una stima che abbiamo fatto tenendo conto di quelle che sono su piattaforma CEI, facendo una proiezione. Non è un numero, non è così importante che sia correttissimo, ma dà un'idea di quanti contenuti ci sono, soprattutto tenendo conto del fatto che si tratta di contenuti istituzionali, non di paginette. Questo non comprende i siti dei settimanali piuttosto che altre iniziative che le diocesi, si riferisce proprio al sito istituzionale diocesano. Il progetto, diciamo, attivato da CEI, questo è stato attivato nel 97-98, consente alle diocesi intanto di avere dei servizi comuni, quindi la liturgia delle ore o la liturgia di Chiesa Cattolica è un blocchetto che la diocesi può ereditare e inserire nel proprio sito. Vedremo dopo sui beni culturali ci sono servizi analoghi. Quindi l'idea è avere servizi e contenuti comuni e questa è una riflessione che si può fare dal livello diocesano a livello parrocchiale. Ci sono una serie di contenuti che non ha senso andare a duplicare tra un sito e l'altro, questo sia per il rischio, diciamo, di errori e di problemi, pensate alla liturgia. Il fatto che ci sia una fonte unica certificata è un grandissimo vantaggio per tutti, ma è anche, scusate,
continuo con questa visualizzazione. Dicevo, è anche una grande opportunità, perché non bisogna soffermarsi nel fare il lavoro che hanno già fatto altri. Quindi la condivisione, per esempio, di informazione sui siti parrocchiali, di informazione ufficiale che viene dalla diocesi, è una cosa che può aiutare a, tra virgolette, riempire il sito diocesano senza preoccuparsi di andare a catturare, copiare, incollare contenuti, e soffermandosi su quelli che invece in parrocchia possono essere contenuti di interesse per i vicini o per i lontani. Questa è una distinzione che in alcuni casi non ha senso fare, perché le parrocchie hanno soprattutto a che fare con i vicini, con le persone che abitualmente frequentano le parrocchie. Così non è nelle grandi città, così non è nei luoghi di interesse turistico, come può essere ovviamente la vostra città. Chi si organizza un giro a Lecce, probabilmente quando va a guardare le risorse disponibili, se trovasse orari delle messe Lecce sul motore di ricerca ai primi posti, probabilmente potrebbe anche, insomma, sarebbe portata a vedere: ah, guarda, ci sono i musei, ci sono le pizzerie, ci sono anche gli orari delle messe. Cioè, si tratta, che quindi, quando parlo di lontani, non parlo di persone con cui c'è una relazione stabile. E questo ci obbliga in qualche maniera ad avere, anche a livello parrocchiale, oltre che diocesano, è ovviamente dovuto, una comunicazione aperta che possa parlare con un linguaggio non solo comprensibile, ma sufficientemente ricco a tutti. Quindi Web Diocesi nasce come piattaforma tecnologica messa a disposizione dalla CEI per le diocesi, per avere una serie di servizi comuni, dei servizi di consulenza, dei servizi di formazione e una piattaforma sicura. Questa della sicurezza è un'altra, ecco, in materia di sicurezza informatica c'è ancora tanto spazio per aziende che vogliono partire e vogliono lavorare, perché quello della sicurezza è un tema ovviamente importantissimo, che può portare certe volte anche a fare delle scelte impopolari. Quindi alcune cose, alcune lentezze di alcuni servizi nascono dal fatto che sono dei servizi estremamente presidiati. Quindi non vorrei dire, perché adesso gli attacchi sono di tante forme diverse, ma Chiesa Cattolica, diciamo, è uno di quei servizi che non ha mai subito il cambio dell'home page o la pubblicazione di qualche contenuto non appropriato. Neanche Vatican, assolutamente. Vatican negli ultimi anni ha avuto degli attacchi sociali, cioè in certi momenti il sito non è mai stato violato, però non rispondeva, non perché ci fosse un'inefficienza tecnica, ma perché c'erano milioni di chiamate contemporanee, e contemporanee vuol dire non nello stesso minuto, vuol dire nell'esatta frazione di secondo, quindi è una cosa che manda in tilt qualsiasi sistema. Dicevo, il tema della sicurezza informatica è un tema molto, molto importante, per cui avere una piattaforma nazionale per le diocesi o diocesana per le parrocchie, che viene presidiata, può essere una garanzia per riuscire ad avere dei siti che sono affidabili, perché un sito a cui viene cambiata l'home page, io non sono convinto che sia una cosa gravissima, perché come dire, sono delle cose che sono successe praticamente dappertutto, alla Casa Bianca piuttosto che nei ministeri. Sono delle violazioni, tra l'altro adesso avvengono molto di meno. Io non credo sia un problema di sicurezza, è un problema di credibilità del sito. Cioè, se il sito è tenuto male, oppure ogni tanto gli succedono delle cose strane o si blocca, è un sito nel quale non andremo più. Perché mi dovrei fidare del fatto che la messa sia alle 16:30, se quel sito è tutto strano, se non si presenta bene o se ha dei problemi visibili, oppure se è stato bloccato? Non sono portato a togliere credibilità, attendibilità a quell'informazione. Ogni diocesi ovviamente in questo progetto ha la sua immagine, come gli uffici CEI hanno le loro personalizzazioni, ogni diocesi ha il suo abitino. Questa è una chiave essenziale per il successo di questo tipo di iniziative. Io sono partito dalla piattaforma web, internet, trascurando il fatto che già da più tempo il servizio informatico, e comunque la segreteria generale della Conferenza Episcopale Italiana, ha messo a disposizione delle diocesi dei sistemi gestionali interni. Quindi tra le attività del servizio informatico e le iniziative rivolte alle diocesi ci sono strumenti come per esempio CD Open, che è il sistema informativo diocesano.
quindi un sistema più o meno evoluto, più o meno ostico, con il quale si gestiscono in diocesi le anagrafiche, i moduli di cancelleria, tutta una serie di moduli legati all'IRC piuttosto che alla rendicontazione 8 per 1000, insomma sì, è un sistema gestionale interno alla diocesi stessa che viene utilizzato da moltissime diocesi, c'è anche il sistema di contabilità, e che diciamo, ha anche un valore per l'anagrafica che viene pubblicata, cioè a dire, come per Chiesa Cattolica, anche per questi sistemi, l'anagrafica è centralizzata, cioè non si scrive a manina sulla tastiera che Don Spadaro è parroco di questa parrocchia. È un dato che viene inserito su un'applicazione e che viene manutenuto ovviamente dall'ufficio competente, che viene visualizzato automaticamente. Nel caso di Chiesa Cattolica su Chiesa Cattolica, nel caso dei siti diocesani fatti con questi sistemi, sui siti diocesani. Quindi l'elenco degli uffici, i titolari degli uffici, le persone che li compongono, sono delle informazioni che sono prese da lì. Questo sempre per una logica di attendibilità dell'informazione istituzionale. Quello che io ravviso, non mi occupo specialisticamente di questi sistemi, che sono diciamo, sistemi all'interno dell'organizzazione, mi occupo più di iniziative di comunicazione, però quello che diciamo, ravviso con i colleghi è che la cura che va data a questo tipo di sistemi è molto elevata, cioè sono applicazioni che richiedono tanto, tanto lavoro. Quindi ci sono altre iniziative centralizzate, ne parleremo dopo. I beni culturali, per esempio, sono dei progetti su cui vengono messi a disposizione delle diocesi, sistemi nazionali su cui c'è un lavoro di data entry molto, molto importante. In alcuni casi le diocesi si sono avvalse di professionisti, strutture, cooperative che li hanno aiutati o le possono aiutare in attività di questo genere, che ovviamente non sono solo attività di data entry pure e semplice, richiedono, per i beni culturali ovviamente non è, lo comprenderete, richiedono anche una certa capacità e una certa conoscenza del mondo, del mondo ecclesiale. Abbiamo un quarto d'ora prima di chiudere la prima parte. Scendendo di livello, e andando a livello parrocchiale, questo non mi soffermo, se volete poi vi lascio le slide, questa è un po' l'idea che ho cercato già di tradurre senza immagine dietro, per cui il sito diocesano, anche se è un sito istituzionale, fa parte di un network diocesano. Quindi non è un sito a sé stante, ma deve essere collegato con il network territoriale della diocesi e se possibile anche non solo della diocesi, e poi fa parte del web. Cioè, no, questa è una logica dalla quale non si può assolutamente sfuggire. Le parrocchie. Ci sono 5.000 circa parrocchie che hanno almeno un sito sulle 25.000 parrocchie italiane. È un numero molto alto perché, come sapete, ci sono anche delle situazioni in cui magari un parroco ha più parrocchie e quindi magari non fa un sito per ogni parrocchia, ma al di là di questa banalità, ci sono molte parrocchie che hanno presenze su social network, quindi anche se non hanno più un sito web o non lo utilizzano, hanno una presenza con gruppi su social network e diciamo, svolgono in questa maniera la loro azione, la loro presenza di comunicazione sui nuovi media, rivolgendosi soprattutto alle persone vicine, perché se fai la scelta di avere solo il social network, solo Facebook, parlerai soltanto con le persone con cui sei in diretta, in stretta relazione. Il contatto è più caldo, più continuo, è comune, però magari hai rinunciato a dire che presso la tua parrocchia e comunque sul tuo territorio, ai turisti che vengono a Lecce, dai dei servizi, c'è la messa, c'è la possibilità magari di venire a vedere un bell'interno della chiesa, oltre che gli esterni bellissimi che avete qui e che hanno tantissime parrocchie in Italia. Quindi, questo è avere solamente il social network è una forma di comunicazione più diretta, però esclude
la possibilità, per esempio, di avere questa reperibilità sui motori di ricerca e la comunicazione anche per chi si imbatte nella parrocchia solo casualmente. Ci sono due iniziative nazionali che sono state lanciate. Una è stata lanciata qualche giorno fa, quindi di fatto non lo sa nessuno, è qua una sorta di anteprima. Una è Parrocchie Map. Si vede che non sono un informatico, da come digito. Uno è Parrocchie Map, questo è un annuario di tutte le parrocchie italiane, ha il pregio di metterle su mappa, ha anche tanti orari delle messe, ci sono circa 80 diocesi che inseriscono gli orari delle messe delle proprie parrocchie. Non si è riusciti di fatto a generalizzare questo servizio. Tra l'altro all'inizio era stato anche attivato un servizio SMS per cui potevi scrivere il CAP o la località nella quale ti trovi e ti veniva restituito l'orario della messa più, diciamo, più aderente alla tua richiesta. Vediamo, scrivo Lecce, ottengo una pagina diocesana standard. Scusate per la lentezza, anzi ringrazio per il collegamento di fortuna, perché io avevo chiesto un PC connesso e un proiettore, pensavo alla connessione, non alla connessione, quindi non mi ero spiegato, e quindi grazie per il collegamento di fortuna, sarebbe stato molto più veloce se gli avessi detto per tempo che cosa mi serviva. Qui trovate delle informazioni di base e la possibilità di accedere alle parrocchie, all'elenco delle parrocchie, che si possono vedere in questa modalità. Ci sono dei servizi per i percorsi. Si possono anche vedere delle informazioni aggiuntive che vengono tratte automaticamente da questo che è l'attuale sito che presenta le chiese italiane, e che avrà un'evoluzione di cui vi darò un'anticipazione. Si possono anche vedere su mappa, utilizzando i servizi di Google, e quindi in una modalità che è molto vicina alla logica con cui gli utenti cercano e visionano le cose, con anche i servizi per i percorsi e le cose che tutti utilizziamo su Google. Ci sono delle informazioni base, ci possono anche essere, se sono curate dalla diocesi o dalla singola parrocchia, le informazioni. Io, scusate, sto andando a caso, non avevo preparato nessuna parrocchia in particolare, quindi magari dico delle cose non appropriate, ma non me ne scuso. E un altro, quindi tutti possono gratuitamente, le diocesi possono inserire i dati qui, i parroci possono aggiornarli, questi dati si trovano su questo sito, vanno su Google e per esempio sono stati esportati massivamente su Corriere.it. Su Corriere.it, anche se non lo vede nessuno, c'è un servizio, La mia città, all'interno del quale c'erano le farmacie, gli ospedali, le pizzerie, i bar, eccetera, eccetera, e si è fatto un accordo con Corriere per spostare massivamente anche i dati da lì, per cui quando vado a vedere gli elenchi delle pubbliche utilità trovo anche le parrocchie. Un'altra iniziativa, e questo quindi è un servizio nazionale centralizzato che le diocesi possono utilizzare gratuitamente. Un altro invece, un servizio diretto alle parrocchie, è un servizio che è stato pubblicato un paio di giorni fa e che si chiama più. No, .org. Non è il centro commerciale online, diciamo, è questo epiweb.org, che sta per parrocchie web. È un servizio che permette alla parrocchia di attivare un sito in una modalità molto semplice, andando a intanto a costruirlo anche con dei contenuti che possono venire da una serie di fonti certificate, quindi Vaticano, piuttosto che Chiesa Cattolica, agenzie di informazione, i siti diocesani ovviamente, e poi gli dà la possibilità di scegliere tra diversi layout. Ovviamente vedete tutta un'immagine di esempio. Il layout può essere personalizzato con le immagini proprie della parrocchia, e diciamo, in maniera tale da costruire il sito
agilmente è da concentrarsi sulla pubblicazione dei contenuti. In questo caso si tratta di un servizio a pagamento, cioè di un servizio a contribuzione per essere più precisi, quindi le parrocchie possono comprare questo servizio che poi è su, come si dice, su piattaforma sicura, cioè ha una serie di servizi di supporto, formazione, che non sto qui a pubblicizzare, lo può acquistare annualmente. È un modello che di fatto è vero, porta dei costi sulle parrocchie, ma nella realtà si tratta di costi molto contenuti e che diciamo, assicurano un'assistenza 24/7. Utilizzo questo spunto per dirvi che rispetto al passato in cui si poteva pensare a una realtà istituzionale o a una realtà ecclesiale di fornire un servizio che magari il sabato e la domenica non funzionava, che non sono più questi i tempi. Ovviamente adesso siamo abituati ad avere i servizi presidiati il sabato, la domenica o la notte, per cui qualsiasi azienda si vuole cimentare in servizi di supporto di tipo digitale, non voglio dire informatico, di tipo digitale, deve fare i conti con questa esigenza di 24/7, come si dice in gergo tecnico, cioè si è sempre reperibili. Io, per esempio, pur non essendo un tecnico, ho un unico numero di cellulare, cioè il mio, cellulare professionale è l'unico numero che io ho, non ho cellulare personale, questo perché il mio telefono è sempre acceso, è normale che sia così e lo dico non con sofferenza, ma con la consapevolezza che diciamo, il mio lavoro richiede assolutamente questo e non si può pensare di essere online, di lavorare su servizi online e di accendere o spegnere il telefono. Si può anche non rispondere, questo è ovvio perché un po' di tempo e un po' diciamo, di ritmo occorre darselo, però bisogna tenere conto che se si vuole supportare una realtà ecclesiale su servizi digitali bisogna strutturarsi. Quindi va bene il modello wifi gratuito e un caffè, però questo wifi gratuito deve essere acceso sempre, non può accendersi e spegnersi. Vi faccio vedere un'altra cosa molto, molto, molto rapidamente e poi ci facciamo una pausa. Un altro ambito molto importante su cui diciamo, ci sono tante riflessioni, anche crescita, è quello dell'informazione. Adesso accedo al sito SIR. Il sito SIR a settembre 2015 compirà 20 anni di presenza online. Ed è un traguardo del tutto singolare, cioè i siti che sono da 20 anni online non sono tantissimi. Io poi dal mio punto di vista dico anche le aziende che seguono siti online da 20 anni non sono tante. E questa è una bella considerazione. Una delle novità, ed è un segno dei tempi, da qualche giorno, da un paio, una, 2 settimane, il SIR ospita pubblicità. Ora si tratta di pubblicità che viene desunta dalla navigazione che ha fatto l'utente, quindi non è che loro abbiano venduto lo spazio a casa in saldo fronte mare da 59.000 euro. Si tratta di una pubblicità che è basata sulle preferenze e sulla navigazione che si è fatta su questo singolo computer. Se io andassi sul mio, in questo momento, siccome sono andato, dovevo comprare delle lampade per l'ufficio, troverei una serie di negozi e di store online che vendono lampade, è una persecuzione che subiamo tutti. L'apertura alla pubblicità, non la commento perché c'è un editoriale del direttore delle Foglie che ne ha spiegato il senso. Ve la dico da un altro punto di vista. Io sono molto contento dell'inserimento della pubblicità perché in futuro non potremo più fare un sito come questo. Cioè un sito come questo che vedete con 2 colonne uguali, che è assolutamente fuori standard. Se voi andate, guardate Repubblica, Corriere o Lanza, trovate 2 colonne uguali affiancate così? No, assolutamente no. Tutto è calibrato in base a degli standard che sono gli standard anche della pubblicità, cioè la larghezza della colonna di destra di Repubblica è basata sul fatto che la larghezza del banner standard è di 300 qualcosa. Ma
dà comunque a tutto una riconoscibilità e anche una compostezza, perché tutta l'informazione in un modo, perché noi dobbiamo fare il sito con due colonne uguali? Poi ci ho lavorato io, quindi è un problema mio, ma diciamo è andare verso anche degli strumenti come la pubblicità, accettare la diffusione sui social network ci porta a delle scelte che non sono commerciali, sono di comunicazione e che, belle o brutte, possono dare dei vantaggi se fatte in maniera accorta. Quindi, per esempio, la scelta del CIR è stata quella di utilizzare un network pubblicitario che si chiama Dethic, che filtra le pubblicità in base al loro contenuto. Quindi è vero che io qui trovo case al mare da 59.000 euro, ma evidentemente qualcuno qui ha fatto delle ricerche immobiliari che possono non essere belle rispetto a certi contenuti inseriti, però sicuramente su questo sito non possono comparire pubblicità di gioco d'azzardo piuttosto che pubblicità sconvenienti perché queste sono filtrate. Quindi anche per il mondo ecclesiale c'è la possibilità di utilizzare pubblicità, ma di farlo in un modo che sia in qualche maniera più armonico rispetto ai contenuti e alle relazioni che con i siti avviamo. Accanto ad Agenzir, cioè, ci sono TV2000, un sito in corso di rifacimento, Radio in Blu lo stiamo rifacendo anche, c'è un'iniziativa interessante anche per i settimanali diocesani, vediamo se lo trovo. Devo fare un giro un po'. È stato appena pubblicato il nuovo sito del settimanale della Diocesi di Torino. Mi piaceva farvelo vedere perché è stato pubblicato da poco. Passo da qui, diocesi.torino.it. È curioso ed è un altro segno. È un unico sito di un unico settimanale che mette insieme i due settimanali storici della diocesi. Loro hanno fatto la scelta, questo è il nuovo sito della. Vediamo, è qui. Quindi c'erano due settimanali, insomma, si sono fusi, quindi c'erano La Voce del Popolo, Il Nostro Tempo è diventato La Voce del Tempo, è cambiato il direttore e il direttore arriva dalle pagine da Vatican Insider. Quindi si è fatta una scelta in qualche maniera di concentrare le forze. Ora io sto parlando della Diocesi di Torino, è un progetto che ho seguito e ne parlo dicendo come hanno ragionato loro. So anche che poi a livello locale, perché lavorando con le diocesi so bene che ogni diocesi ha la sua storia e il suo percorso. Quindi non parlo di questa scelta come di una scelta esemplare, ma vi voglio dire che per esempio si è fatta una scelta, come vedete, di presenza su web che mi sembra molto, molto moderna, molto adeguata ai tempi. Cioè, se devo rifare un sito oggi, probabilmente mi rivolgo a una logica di comunicazione di questo tipo. Quindi grande spazio per l'immagine. Tanti contenuti in home page, collegamenti. Ecco, ogni giorno il suo santo, collegamenti a contenuti certificati che non devo andare a quindi la diocesi può, nel caso specifico, può fare un commento al Vangelo, ma il Vangelo può andarlo a prendere da una fonte certificata in rete. Quindi c'è fermento anche sul fronte dei settimanali, dell'informazione in generale dei settimanali. Ci sono per i settimanali c'è un'iniziativa della FISH, che diciamo, consente, facilita diciamo, la partenza delle testate online. E anche questo è un ambito su cui diciamo, ci sono certamente spazi di intelligenza. Quindi la scrittura per il sito web è una scrittura che è forse un po' diversa da quella che sul settimanale cartaceo si va a fare. L'utenza è anche un po', probabilmente anche un po' diversa, ma c'è la sfida di aprirsi anche a persone diverse che magari hanno piacere a sentire anche un'altra campana sul proprio territorio. Se questo avviene in una forma che è gradevole, comprensibile, se c'è la pubblicità, è un prezzo che in qualche caso si può certamente accettare.
Io, se mi era stato detto alle 17, dovrebbero essere le 17:00, mi fermerei qui, per cui riprendiamo dopo con... Io, ecco, vi dico di cosa volevo parlare dopo, vi volevo parlare dei beni culturali e degli approcci di progettazione incentrati sulle persone. Detto questo, ovviamente a che ora smettiamo? Alle? Sì. Allora sì, adesso facciamo 10 minuti di pausa e riprendiamo quindi alle 17:10 e andiamo avanti per un'ora e poco più con questi nuovi contenuti che ci ha anticipato già il professor Spadaro E con e qualche domanda, qualche speriamo. domanda che venga da noi, qualcuna è già pronta e altre insomma No, magari. se è pronta, però non di quelle paludate preparate. Se non sono domande vere, non me le fate. Domande spontanee, pertinenti, inerenti, insomma, in qualche modo. Grazie, allora a tra poco.